I giornali oggi sono pieni di dichiarazioni di esponenti di Area Popolare che dicono lo Ius Soli non lo votiamo. A questo punto rischia il provvedimento e il governo di conseguenza? Mi pare però che sono dichiarazioni in contraddizione con ciò che hanno detto fino a qualche giorno fa, cioè lo Ius Soli è un provvedimento che sosteniamo. Parliamo una lingua chiara, il PD è per l'approvazione dello Ius Soli, il PD non vuole creare un incidente di governo. Siamo in questa situazione, abbiamo dato la disponibilità ad arrivare fino al voto di fiducia, staremo alle decisioni che prende il Presidente Gentiloni. Il governo non rischia la crisi né sullo Ius Soli né su altri provvedimenti. Naturalmente noi abbiamo quotidianamente al Senato la necessità di tenere una maggioranza numericamente ridotta e dobbiamo garantire quindi il voto su tutti i provvedimenti. Ecco, ma se doveste capire che i numeri non ci sono, a questo punto meglio rinviare il provvedimento piuttosto che rischiare l'affossamento? Insomma, è chiaro che nessuno ha la volontà di creare un incidente, di creare un percorso di inciampo per il governo e quindi non si usa lo Ius Soli in termini strumentali. Per cui è evidente che le prossime ore stanno nella decisione che è dentro la sua domanda, cioè abbiamo una percorribilità reale per farcela? Anche sulle unioni civili sembrava che maggioranza non ci fosse, che il nuovo centrodestra non fosse disponibile. Siamo riusciti in quell'obiettivo che ci siamo dati. Valutiamo quello che è possibile fare al Senato, però solo Ius Soli il PD vuole andare fino in fondo. Ma l'ipotesi di un rinvio appunto per garantire il percorso tranquillo è in campo? No. Non è in campo? No. Si vota quando? Entro luglio, entro la pausa estiva? Si vota entro la pausa estiva. Potete anche accettare eventuali modifiche al testo per trovare una mediazione, anche se questo sa vorrebbe dire tornare alla Camera e forse affossare ugualmente il problema? Diciamoci la verità, oggi che stiamo entrando negli ultimi 6 mesi di legislatura, quando si vuole chiudere un provvedimento lo si deve fare con il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, quindi io credo che la strada maestra per approvare Ius Soli sia approvare il testo attualmente depositato al Senato. I numeri come contate di trovarli, visto che AP dice che non lo vota? I numeri li abbiamo trovati negli ultimi 10 anni, da quando il famoso Porcellum ha reso il Senato un terreno di battaglia molto scivoloso, i numeri li abbiamo sempre trovati.